1990. Un essere umanoide dall'aspetto animato viene trovato nel nord della Crimea. Non è in grado di comunicare con noi. L'entità è battezzata Alpha Zero. Viene avviato un processo di studi. 1991. Appresa la capacità di comunicare con noi, Alpha Zero dichiara di avere raggiunto la Terra attraverso un portale intradimensionale e di provenire da un mondo utopistico dove non esistono la morte e la violenza. Un luogo chiamato Altro Mondo. 1997. Viene dato asilo a nuovi cittadini di Altro Mondo, ora in grado di attraversare i portali. Il viaggio è a senso unico e irreversibile. Una volta raggiunta la Terra, non è più possibile tornare indietro e si è soggetti alle leggi naturali conosciute. 2001. Avviene il primo caso di violenza da parte di un cittadino di Altro Mondo nei confronti di un essere umano. Si apprende che, privi di un codice morale, quando i cittadini commettono un atto violento, questi sono tentati a ripeterlo all'infinito verso gli umani e verso i propri simili. 2002. Comincia a circolare la Ink, un nuovo tipo di droga sintetica ottenuta con una sostanza di Altro Mondo. 2003. Vengono modificate le costituzioni e i codici penali in ogni parte del mondo. 2007. Viene concessa ai cittadini di Altro Mondo la possibilità di ricoprire cariche pubbliche e autorevoli come segno di aggregazione sociale. Parlami di nuovo del sogno che hai fatto. Come le ho detto, nel sogno mi sveglio. Sono solo, nella mia stanza. Anche se quella nel sogno non è la mia vera casa. E mi sento strano. Capisco che qualcosa non va. Non riesco più a distinguere cosa sia reale da cosa non lo sia. C'è un televisore acceso lì sotto. Nell'altra stanza il mio fratellastro sta guardando un notiziario. Parlano di episodi di razzismo tra umani e cittadini di Altro Mondo. Poi lui si gira e mi guarda. Io lo saluto. Ed è lì che mi sveglio. È una visione ricorrente ormai. Beh, è un sogno interessante il tuo. E meriterebbe di essere approfondito, ma non ne abbiamo il tempo. Quindi, tornando a noi. Al momento le vittime accertate sono due. La prima vittima all'interno della banca. La seconda in strada, mentre la banda fuggiva. Due umani, per l'esattezza. C'è di più. Chi ha sparato indossava abiti umani, che è contro la legge. Capirai che è un evento alquanto grave. Ho sentito le notizie ai TG e non riesco a comprendere i motivi di un'azione come quella. Non so come posso esservi d'aiuto.
Abbiamo motivo di credere che questo gruppo criminale abbia a che fare con la produzione della Ink. Tu conosci qualcuno che fa uso di questa droga? O magari la spaccia? Potresti condurci a qualcheduno di loro? Conduco una vita tranquilla, con la famiglia che mi ha adottato. Non ho conoscenze di quel tipo. Capisco. Ma devo chiederti di riguardare attentamente queste foto. Magari prima ti è scappato qualcosa, qualche faccia nota. Dagli un'occhiata. Dopodiché avrò finito con le domande. Il ragazzo non c'entra nulla. Non ha avuto alcun tipo di reazione quando gli ho avvicinato il coltello sul tavolo. È ignaro del concetto di violenza. Te, che idea ti sei fatto? Io? Non lo so. Sto ancora cercando di metabolizzare il concetto di indagine, è così complicato. Tu, piuttosto, dimmi che idea ti sei fatto tu a riguardo, che sei sempre stato il più bravo. Vuoi veramente sapere cosa ne penso? Penso che oggi abbiamo seguito la pista sbagliata. Penso che se sotto quelle maschere erano tutte facce di cartone, allora ci troviamo davanti al primo caso di crimine organizzato nei nostri simili. E penso che ben presto ci troveremo in un bel casino. È incredibile. Stai iniziando a ragionare come loro. Loro? Loro chi? Ma come gli umani? Che differenza fa noi, loro? Mi piacerebbe che non fosse così, ma a quanto pare... Piuttosto, oggi c'è un arrivo speciale direttamente dal Parlamento Europeo. Il signor Luce. Dicono che sarà un grande diplomatico e forse aggiusterà un po' le cose. Beh, spero che questo signor Luce abbia abbastanza carisma da placare gli animi, perché ben presto ne avremo bisogno. Ben arrivato, signor Luce. A darle il benvenuto è il comitato di accoglienza.